Siren Head! Lì! Ma! Che paura! C'è un altro qua! Che brutto! Benvenuti in Solida Story! Oggi a grandissima richiesta tornano i giochi paurosi, ma questa volta saranno i giochi e i cattivi più famosi di quest'anno! Sicuramente molti di questi già li conoscete, sono molto paurosi e questi personaggi sono molto strani. Alla fine del video scriveteci qual è stato il vostro personaggio preferito, quello che pensate che faccia più paura di tutti. Lasciate un bel mi piace e noi vi proteggeremo da questi personaggi cattivi. Mettetevi comodi, prendete i popcorn e iniziamo con il primo gioco pauroso. Primo gioco, iniziamo con Siren Head. Oh, che paura! Giorno 1. Tipo Granny. Quale di questi? Perché ci sono vari pali della luce. Perché Siren Head è tipo un palo della luce, tipo, però con le sirene con in le testa. Sirene, qual è al di posto questi? Della testa. No, penso che questo fa già paurissimo questo gioco. Infatti si sente in lontananza. I suoni delle sirene. Ma eccolo, lo vedi? Dov'è? È qui. Si sta avvicinando. No, vabbè, no. Quanto fa paura Siren Head? Ma ti immagini vederlo dal vivo così alto? Eccoci, ci siamo svegliati. Dove siamo? Siamo in una stanza, giorno uno. Cosa c'è scritto qui? C'è scritto di svegliare i tuoi genitori. Okay, almeno non siamo soli. Trova una torcia. È Siren Head. Come Siren Head? Eh sì, è la sua testa di sirena, no? Che sta parlando. Ah. Lì c'è scritto qualcosa là fuori. Si è aperta la porta! Da sola? Fa paurissima questo. Allora esploriamo. Dobbiamo trovare i nostri genitori. Questa porta sembra chiusa. Ok, questa porta è aperta. Sono qua. C'è un buco. C'è un buco nel muro. Qualcuno li ha presi. Qui nel bagno si vede molto poco. Scendiamo giù che vedo qualcosa lì. Il frigo. Andiamo al frigo. Che c'è scritto qui? Non c'è scritto niente. Questo è la parte del giardino. Il balconcino che dà sul giardino. E adesso usciamo fuori e vediamo cosa c'è qui. Mamma mia, è buio pesto. C'è scritto lì? C'è scritto? Trova i tuoi genitori nel campo. Ma sono impossibile trovare qualcuno in un campo al buio. Cioè noi abbiamo la luce. Diventa sempre più inquietante. Ok, se spegniamo la luce si vede ancora meno. Hai visto lo scorso episodio in cui abbiamo giocato con Mr. Hop, il coniglio. Bellissimo. E anche con la bambola cattiva. Se non l'avete visto andate a vederlo poi dopo questo video. Oh, Siren Head. Nasconditi. Ho spento la luce. Ma quanto è alto? No, non accendere più la luce. Si sta avvicinando. Tiro lei. No. Che succede? Ci ha preso? Eh sì. Eccoci. Ci siamo svegliati. Stiamo attenti. Ma dove siamo? Siamo in mezzo al campo. Ah sì, siamo di nuovo qua. Quindi ci ha lasciato in pace. Allora proviamo a girare. Continuando ad andare in questo labirinto. Dobbiamo stare super. È lì. No, mi ha tolto via pure l'aereo di carta, hai visto? No, lui è lì, quindi noi andiamo di qua. Aiuto. Mi sa che si sta avvicinando, sento un rumore. Dov'è? Si è preso di nuovo. No, penso che dovremmo decidere quanto è pauroso un gioco in base a quanti urli facciamo. Quindi, se voi volete, potete contare il numero di urli che facciamo. Più urli facciamo, più è spaventoso un gioco. Forse siamo salvi. Ma è chiusa. Non è che magari questa è la casa di Siren Head. Ok, allora andiamo via da qui. Sentite le sirene. Dov'è? No, ma ci ha preso di nuovo. Abbiamo perso. Bene, questo era Siren Head. Se volete che lo continuiamo, scrivetecelo nei commenti. Sì. Numero di paura da 1 a 10 di urli. Io direi un bel 8 e mezzo. 8 e mezzo, sì, concordo. Passiamo ora al prossimo gioco. Siren Head 2. Eccolo laggiù, lo vedete Siren Head? Allora, questa volta siamo in una foresta. Eccoli, ma sono più di uno. Dove stanno andando? Stanno scappando. Dice che c'era una troupe che li stava filmando e hanno sentito un rumore strano e hanno visto queste creature giganti. Due persone sono scomparse. L'esercito ci ha chiesto di andare in missione e cercare di catturare queste creature in modo tale che queste vengano studiate. Quindi si stanno chiedendo che cosa sono questi Siren Head. Sono animali o sono creature, sono mostri, che cosa sono? E vogliono catturarlo con gli elicotteri. Ci stanno lanciando a noi dall'elicottero, vedi? Certo, poi col paracadute. Prima task, prendere tutte le armi per catturare Siren Head, vai! Allora, guardiamoci intorno. Che sono questi? Abbiamo già un'arma, queste sono sembrano delle camere di sicurezza. Cos'è? La spada! La spada e lo
scudo. Vediamo se questa volta riusciamo a prendere Siren Head o se ci prenderà nuovamente, sempre come nell'altro gioco. Ma... No, dov'è? Mi ha attaccato, è lì. Guarda, ma questi Siren Head vanno molto più veloci, sembrano anche un po' sì, più bassi. Infatti. Eccolo, eccolo, guardate. Vai, prendilo, prendilo, prendilo. Sì, ho finito i colpi. Bene, scegliamo un'altra arma, io direi di prendere la spada. Sì. Ecco, siete qualcosa, ma dove? Tirati. Oh, ecco, ma che fa? Scappando. Attacca e scappa. Ma insomma, dov'è, dov'è? Sta, ecco, arrivando, sta arrivando qua, sta arrivando qua. Preparati con la spada, preparati con la spada. Ma insomma, ma non ce la faccio. Beh, questo era Siren Head 2, lo stesso difficilissimo numero di urli, direi 5. Era meno inquietante dell'altro. Sì, secondo voi? Passiamo al prossimo, prossimo gioco. Questo gioco ce lo chiedete molto spesso ed è Cartoon Cat. Quindi praticamente è un gatto spaventoso. A me ricorda un po' Bendy. Sì, anche a me, è vero. Ed è un po' inquietante. Vediamo com'è. Allora, iniziamo a giocare. Nuovamente tutto buio. Torcia. Ah, ok, finalmente si vede un pochettino con questa torcia. Sembra Siren Head, fa paura. Guardiamoci un po' intorno. Ma forse, almeno la notte è stellata. Se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, perché voi sapete sempre tutto. Okay. Chi ha creato Cartoon Cat ha anche creato Siren Head. Veramente. Infatti il gioco sembra simile. E dicono che Siren Head e Cartoon Cat facciano parte di una leggenda. Siano stati creati davvero per una leggenda. E c'è la porta qui. Questa è la scuola. Eccoci, siamo nella scuola, c'è scritto dobbiamo stare assieme. Ah, ecco, qui c'è qualcuno. Chi è questo? Dicono che poi... Cos'è successo? Non ho fatto in tempo a leggere cosa c'era scritto. Dov'è Jack? Dove è andato? Devo trovarlo. Allora, trova il tuo Jack, amico. Ah. Quindi Cartoon Cat forse ha preso Jack, il nostro amico, e noi dobbiamo ritrovarlo. Ok. Guarda, abbiamo un gomitolo lì. No, perché l'hai sprecato? Ups. Dovevo tirarlo a Cartoon Cat. Ah, è lì, aiuto. Ah! Scappa, scappa, scappa. Scappa, spegni la luce. Oh, quanto è inquietante. Non si spegne la luce, corri. E corri. Ah, guarda, abbiamo il gomitolo di nuovo. Ah, ritornato. Prendiamo la luce. Scuola. Peccato che non si vede niente. No. Ah, mi è sembrato di vedere qualcosa. Mi è sembrato di vedere un gatto. Ah, è la porta. Ok, dove dobbiamo andare? Dobbiamo trovare Jack. Vediamo. Dove l'avrà messo? Eccolo, è lui. Tiriamo la palla. No, che paura! Ma non ho visto la palla! È inquietante! Sì, ha rallentato per un po', per pochissimi secondi. Sono riuscito a scappare, sono riuscito a scappare. Okay. Ma quanto inquietante, ha la faccia gigante. Ma perché corre con le mani dietro? Jack, dove sei? Dai. Wow, ma è enorme, che cos'è questa? La mensa? Questa scuola è gigante. Non è che ci stai inseguendo, no? Meglio se non ci guardiamo so le spalle. Poi oltre a Cartoon Cat c'è anche Cartoon Dog. Hanno fatto anche davvero il cane inquietante. Ah! Ed è tipo come Cartoon Cat, però il cane. Uffa, come facciamo a trovare Jack? Ma almeno qualche indizio. Non c'è niente qui. Che paura! Ok, riproviamo. Siamo nuovamente dentro la scuola. Ah no, abbiamo già Jack qui vicino a noi. Ah, ma sta ricominciando da capo. Ah, abbiamo ricominciato da capo, quindi. No! Jack, perché ti sei fatto prendere due volte? Paura. Ah, lì, l'ho visto. Scappa. Scappa. Aiuto. Saliamo sopra. Ah, c'è anche un piano di sopra? Sì. C'è qualcosa davanti a noi. Non vedo niente. Uffa, ma non si può prendere niente. Chiave. Ok, andiamo a vedere se troviamo questa chiave da un'altra parte. Ah, stai tornando al piano di sotto, stai. Sì, qua non c'è niente. Eccoci, allora, Jack, l'ultima volta che proviamo stai a salvarti. Attento, non ti fare prendere subito. Ma no, già ci ha preso. 20 secondi. Bene, questo era Cartoon Cat, numero di urla, perché tantissime. Prima ho detto numero di urli. Italia dice che non si può dire urli, quindi numero di urla, io direi tante. 9. Bello pauroso. Voi fate urla, dite. Passiamo ora al prossimo. Prossimo gioco abbiamo Among Us versione paurosa. Allora. Vediamo, si chiama Imposter the Horror. Eccoci okay, qua, allora. Wow, la mappa in 3D. Sembra come quando abbiamo giocato ad Among Us in 3D, ve lo ricordate? Allora, non andate a vederlo. C'è un quadro di un nostro collega con la tuta blu. Collega, un crewmate. Guarda, c'è un crewmate per terra. No, dove sta? No, nel quadro c'è un crewmate. Okay. Ossigeno 95%. Wow, che bello vedere la mappa di Among Us così inquietante. Che cosa? Qua, qua.
quando è successo? Bene, visto che siamo sopravvissuti per 10 secondi, proviamo survival. No, andiamo. Dice coming soon, non è disponibile. No, no, perché l'ho messo lì? Quindi riproviamo con classic. Perché dobbiamo sbrigarci e muoverci, non possiamo stare lì a guardare i quadri. Okay. Allora, entriamo qua dentro. C'è scritto che è pericoloso di allontanarsi da qua. Ma io voglio torna andare. Torna indietro prima che arrivi il pericolo è il mio mestiere. Vai nell'altro corridoio. In questo corridoio? Vai. Ma dice che anche qua è pericoloso. Sta arrivando. Aiuto. Forse devi colpire qualcosa. Forse lo devo chiudere. Forse devo chiudere qua. Ben ti sta. Ok, allora forse l'impostore l'abbiamo chiuso di là. Quindi no. Forse bisogna chiuderlo anche qua. E poi rimaniamo oppure bloccati. Oppure devi andare al computer e cliccare qualcosa. Andare al computer e cliccare. Oh, aspetta, qua c'è un bottone. Clicchiamo questo bottone. Che ho fatto? La camera? Non lo so. Forse ora possiamo passare. Hai tolto le luci. No, ma l'ho rimesso. L'ho rimesso perché è pericoloso. Oh no! Questo era uno dei giochi Among Us Horror. Quante urla gli diamo? Direi 6. Sì, non succedeva niente. Uffa. Voi quante urla gli date? Ora passiamo all'ultimo gioco, che è lo stesso Among Us Horror. Ma che cosa gli hanno fatto questi poveri crewmates? Gli hanno messo gli occhi e la bocca con i denti. Vediamo. Iniziamo. Com'è. Okay. Eccoci qua. Ma questa allora, volta dobbiamo... non siamo in una navicella spaziale. Sembra che siamo dentro a una nave. Un galeone. Siamo sì in prigione. Siamo già fantasmi. Wow, possiamo oltrepassare le porte così. Cioè le sbarre. Ok. C'è il tempo. Abbiamo lì. Il tempo, quindi sbrigati. Ma tra queste sbarre invece non si può passare. Usciamo fuori da qua. Che brutto. C'è qualcuno che sta mangiando lì. Ma c'è i tentacoli. Con i tentacoli. C'è anche gli occhi di fuori. Questo sì che è inquietante di Among Us. Ma non ci sta inseguendo? Forse siamo noi gli impostori? Forse non dovevi avvicinarti così tanto. Si sentono delle voci, c'è qualcuno che sta parlando. C'è un altro qua. Che brutto! Questa volta lo prendiamo. Lo prendiamo uno. Meglio allontanarsi, va. Via. Andiamo, continuiamo ad esplorare. Ma che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo eliminarli. Cosa dobbiamo Ma fare? Ma non si capisce. Forse dobbiamo prendere un'arma. Qui ci sono. Cos'è questo? Un cellulare. Wow, prendilo. Non ce lo fa. Okay, l'abbiamo preso. Ma cosa ci fa un albero di Natale con i regali? Ma sono tutte cose messe a caso qua. Sì. Lo esploriamo. Wow. Visto che questo gioco... Un altro cellulare. Ma sì, ma raccogliamo perché? I cellulari. Ah, perché dobbiamo raccogliere degli oggetti, vedi? Ecco, finalmente abbiamo scoperto l'obiettivo di questo gioco. Non si capiva niente. E come facciamo adesso ad uscire da qui? Ha bloccato il passaggio. Ok, proviamo l'ultima volta a prendere altri oggetti. Non abbiamo neanche più gli oggetti che abbiamo preso prima. Ma quindi forse se dobbiamo prendere gli oggetti posso prendere anche questi oggetti qua? Qui c'è un telefono. Ah, ma quindi i telefoni dobbiamo prendere. Ah, forse bisogna prendere 10 telefoni. Ok, allora uno l'abbiamo preso. Aiuto. Allora, forse non, è meglio se non scendiamo giù perché sennò lui ci blocca la porta. Esploriamo le altre strade. Quindi, oh, guarda! Qui c'è un altro telefono. Preso. Ne abbiamo già due. Ok, allora. Guarda, c'è un altro qua. Ma già si è messo a bloccare la porta. No! Ma sono passato di fianco. Che quante urla diamo a questo? Un po' di urla ci sono, dai. 3, 4 al massimo. 4 urla di 10. Voi quante? Qual è stato il vostro gioco preferito? Il mio Cartoon Cat, il tuo? Il mio gioco preferito invece è stato Siren Head 2. Lasciate un bel mi piace. Ora vi lasciamo qua 4 candeline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. Buona visione. Ciao.